Allora, siamo qui con Carolina Kos, che è la diva dello sport per l'antonomasia. Oggi premio Simpatia 2015. Come ti senti a prendere questo premio? Beh, certo, innanzitutto onoratissima di fare parte di questa scelta e di poter raccogliere questo prestigiosissimo riconoscimento. Un posto favoloso e ecco, contentissima di essere qui con voi. Che rapporto hai con Roma? Beh, Roma è una città fantastica, tra l'altro, essendo talmente piena di arte, mi ispira ogni volta che vengo e ogni volta che la rivedo la vedo in un modo diverso, la sera, di giorno, col diluvio, con il sole, ed è in tutte le sue diversità comunque sempre unica e speciale. Senti, il tuo rapporto con la simpatia qual è? Beh, la parola simpatia per me vuol dire sentimento ed emozione, ed è quello che io ho cercato di fare in tutti questi anni, ho cercato di trasmettere in quello che io faccio con passione, con amore e con il cuore. E quindi Senti, in questo periodo ti alleni, come passi il tuo tempo? In questo periodo mi alleno, studio. Colgo l'occasione di usare il tempo per allargare gli orizzonti, migliorarmi in aspetti che magari finora non ho avuto il tempo di fare. Faccio lezioni di danza classica, mi dedico allo studio, mi alleno sul ghiaccio, sto un po' in famiglia ed è bello anche avere il tempo di dedicare la mia energia e la mia presenza anche ai miei amici, che per anni ho detto di no, vuoi uscire con noi? No, domani mi devo allenare. Vieni con noi al mare? No, non posso perché sto in Canada ad allenarmi nel palaghiaccio al freddo. E ora, come adesso, ho anche la possibilità di godermi anche un po' Roma, fantastica com'è, abbiamo detto prima. Senti, quando pensi che potremo vederti di nuovo in una competizione? Io lo spero presto, anzi spero che la vicenda si concluda al più presto, così io posso finalmente prendere una decisione con serenità. C'è qualche notizia? No. Ma noi ti facciamo tanti auguri in ogni caso. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, grazie. A posto qui.